Pierluigi Bersani ha fatto tappa a Urbino per esprimere il suo sostegno a Federico Scaramucci, candidato sindaco nella città ducale in corsa per il ballottaggio. L'ex segretario Dem ha colto l'occasione per ribadire l'importanza dell'amministrazione locale e di come quest'ultima abbia sempre fatto da faro guida per il governo e non il contrario, aprendo poi anche una parentesi sul messaggio che ha dato questa tornata elettorale. In Italia questo primo turno delle amministrative nell'insieme ha dato il segno di un risveglio e bisogna portare a casa anche un buon risultato nei ballottaggi, soprattutto laddove diciamo, i tratti storici di civiltà non possono più sopportare quel modo della destra di volare basso sempre, basta. Le autonomie locali hanno inventato tutto quello che c'è stato di civilizzazione in questo paese, dagli asili nido, alle politiche per gli anziani, all'inserimento dei disabili, alla chiusura dei manicomi, ai primi imparentamenti fra cultura e territorio, sempre prima delle leggi di Roma, sempre. È ora di riprendere questa capacità di fare dei prototipi per il futuro. Con tutti i problemi che abbiamo. La destra non ci pensa, la destra, la società, ci va bene così, ti aggiusto una strada, ti faccio due robine, e poi curo le relazioni, i rapporti, van così dappertutto. No, c'è bisogno di riprendere da queste parti soprattutto dove respiri storie, culture, civiltà, via, riprendere la strada di chi riesce a fare qualcosa per il futuro, a inventarsi qualcosa per il futuro. Bersani come storia della sinistra italiana. Così lo racconta il candidato sindaco di centrosinistra Federico Scaramucci, che si dice felice di vedere una piazza così piena e parlando ai cittadini espone loro i progetti futuri per Urbino, soprattutto sul piano sanitario, del lavoro e del confronto. Noi siamo molto felici di avere oggi ospite qui ad Urbino, nella piazza, in questa bellissima piazza con tante persone. Pierluigi Bersani, che è l'uomo storico della sinistra italiana, che è stato anche segretario del Partito Democratico, e oltre a lui abbiamo avuto ospiti in questo percorso, in questo viaggio in cui abbiamo fatto insieme ai cittadini per raccontare un progetto nuovo per la città, dal sindaco di Firenze Nardella al sindaco di Bologna Matteo Lepore, Elly Schlein, la segretaria del PD, Matteo Ricci, tanti ospiti che contribuiscono a dare peso e dare valore a questa nostra campagna, una campagna fatta di ascolto con i cittadini, di condivisione del nostro progetto e adesso negli ultimi 6 giorni prima del voto del racconto di quella che sarà la città che verrà. Noi vogliamo tranquillizzare anche i cittadini che in questi giorni stanno sentendo e vivendo tante campane, tante storie in cui si dice che se arriverà una nuova amministrazione allora i progetti non verranno completati, che non si finiranno i cantieri che sono in corso. Noi completeremo tutto quello che è in corso e lanceremo anche progetti nuovi che possano far alzare la prospettiva di questa città. Urbino deve tornare ad essere una città importante a livello nazionale e internazionale. Abbiamo detto che tra le prime cose che faremo, non appena insediati, sarà quella di occuparsi, dopo aver nominato una squadra di persone competenti, e in questi giorni tra l'altro abbiamo anche completato l'apparentamento con la lista civica futura, abbiamo ampliato la nostra squadra che è fatta di persone che sono già subito in grado di poter amministrare la città, ci occuperemo di sanità. Dovremo insieme agli altri comuni del circondario subito fare un tavolo di lavoro per poter chiedere all'azienda sanitaria territoriale e al direttore nuovo insediato maggiori servizi, maggiore personale, maggiori prestazioni per l'ospedale di Urbino e anche una garanzia che i servizi sanitari territoriali siano attenzionati. In questi 10 anni la sanità è stata dimenticata, l'amministrazione Gambini si è completamente disinteressata e tutte le risorse sono andate a favore di Pergola. Noi vogliamo riportare la bilancia anche verso Urbino. Pierluigi Bersani nella sua carriera si è occupata di industria, si è occupato di lavoro, di sviluppo economico e con lui insomma ci siamo confrontati e ci confronteremo anche rispetto alle possibilità che la città di Urbino ha
collaborando con l'università e anche mettendo insieme una serie di progetti che siano utili per poter creare opportunità di lavoro per i giovani che vivono ad Urbino e per i giovani che studiano qua, per far sì che possano rimanere a costruire qui il loro progetto di vita, di lavoro. Questo è il progetto per la futura città che verrà. Il 23 e il 24 di giugno vi chiediamo di tornare a votare per sostenere Federico Scaramucci, sindaco.